Amici di Rete55, una buona sera. Nuova puntata di Bar Eccellenza, campionato sempre più nel vivo, ma noi ci colleghiamo da casa con il nostro virologo di fiducia. Una buona sera, Ambrogio Bai. Eccolo. Ciao a tu. Ciao, ciao. <ride> oh, cosa, virologo, cosa ci fai a casa? <ride> <ride> niente a che vedere col Covid, niente a che vedere col Covid. È tutto legato a una malattia, come dire, di stagione, non è vero, al nervo sciatico, ho una sciatalgia che mi sta opprimendo. Per diciamo cui che è l'età, che malattia, è l'età, Brogiovai, mm. diciamo le cose come stanno. Ah, quale età, quale? quale? Ah, no, mi la la mia non lo so, stanno? la tua evidentemente. Oggi cosa stai parlando? Sì, probabilmente anche quello, ma è una cosa incidentale. Incidentale, incidentale. Beh, diciamo che non è Covid, eh, l'abbiamo detto, quindi sei isolato in quarantena, ma non per quel motivo lì. Esatto. Ah, Caro Amrogio ah, Bai, ospitone questa sera. A te l'onore. Ah, sì. Da casa lo presenti tu. Vai. Aspita, che onore. E, oltre che essere un onore, è un piacere, perché, perché Mario Belluzzo basterebbe solo il nome, perché è uno dei personaggi più conosciuti, ma che lì, va che bel film! Eccolo! <ride> Buonasera Mario Belluzzo! A, a, a proposito di età, eh, di mal di schiena, <ride> eh, di Mario Belluzzo è veramente un personaggio al quale io sono particolarmente affezionato, un, un po' per l'età, un po' per i trascorsi <ride> calcistici, un po' per quello che ha, che ha rappresentato e rappresenta ancora. Per il nostro movimento calcistico, diciamo così, e quindi sono veramente felice che, che sia venuto da noi a trovarci. E non, no, no. e non lo hai allenato, giusto? Perché sai che qui no. lì, lì è no. difficile. No, no, un po' difficile. C'è qualche anno di differenza, stavolta però a, a favore suo, mettiamola così decisamente allora buttiamoci in questo campionato insomma partiamo da lì perché eh, la varesina insomma la vostra varesina veramente è una partenza importante non aveva fatto una partenza così negli ultimi due stagioni e finalmente è la varesina sì, che tutti... intanto ti... saluto Ambrogio perché è giusto. Oh, giusto ciao Ambrogio grazie <ride> per la presentazione sì devo dire che è stato un bellissimo inizio la varesina anche perché con parecchi problemi eh. che già due infortuni importanti l'espulsione eh, si chiama che si è rotto il naso a Melotti, a Melotti si che rotto il salutiamo naso. A Melotti Due partite in casa con due espulsioni che comunque hanno condizionato le gare, quindi sono partite difficili, vinte in maniera convincente. Io non ne ho visto neanche una perché non sono riuscito ancora ad andare a vederli al pomeriggio. ieri su altri campi, sempre dalla Varesina, <ride> esatto, ma magari su altri campi. Esatto, però ho visto un po' per televisione i highlights e ho sentito anche, perché poi li vedo tutti i giorni al campo e mi sembra che è veramente un bel inizio. Tra l'altro difficoltà anche con quel caso positivo prima ancora... Sì, eh, quello, pochi soprattutto per l'Aurora raduno Perché siamo partiti tardi, ma perché ci ha bloccato anche un giocatore importante come Mira, che sta rientrando adesso, ma che non ha ancora giocato una partita dall'inizio, che comunque è un giocatore sul quale la Varasina chiaramente aveva investito, perché insomma è classico regista, è classico giocatore che dà qualità alla squadra, quindi questa assenza, nonostante questa assenza, la squadra sta facendo delle buone gare. Decisamente. Ambrogio Bayer, in Induno hai giocato? Sì, sì, abbiamo, abbiamo giocato, abbiamo giocato, una buona partita, eh, il terreno in perfette condizioni, abbiamo pareggiato. Ecco, come pareggiato? Lo, lo scarno. <ride> quando, quando non posso parlare più di tanto bene mi limito alla fredda cronaca, mettiamola così. Ma l'Aurora Induno conta poco oggi, oggi conta avere con noi Mario perché Mario veramente è una, oltre ad essere... Veramente un pozzo, eh, ma non lo dico per piageria perché veramente è un profondo conoscitore del calcio giovanile. Prima di tutto, perché lui esce proprio da questa esperienza profonda con le giovanili cominciando addirittura da Bosto Quindi stiamo parlando della, della storia, della storia 82. Del 1982 ecco, l'82, poi il Varese e poi tante anche soddisfazioni che ha dato ai biancorossi. Con, con due, con due coppie taglia di categoria, lo dico per quei pochi che, che, che non lo sanno, che non, che non lo ricordano. E poi adesso, come dire, eh, aiuta con tutta la sua, la sua esperienza e le sue capacità a livello di direzione tecnica la, la Varesina, che con lui ha fatto veramente, secondo me, una, un acquistone importantissimo, proprio perché lui ha questa visuale, a mio parere, a 360 ⁇ dal settore giovanile fino alla prima squadre sì, devo dirti che per quanto riguarda la Varesina che ho trovato una strada bella, aperta e spianata, ti devo dire la verità, eh. perché ho, ho lavorato tanti anni anche nei professionisti, ma l'organizzazione che ho trovato alla Varesina non è, da è di pochi, quindi ho trovato già gente competente, strutture, la presidenza che comunque guarda, guarda la crescita, non guarda tanto il risultato fine, fine a se stesso, cioè veramente è, è stato facile inserirsi alla Varesina, devo dire la verità. Ecco, io mi permetto di dire, di dire questa cosa, eh, penso che la pensiamo in tanti, però insomma possiamo dire che soprattutto a livello di settore giovanile la Varesina oggi sia, tra virgolette, il nuovo Varese, il Varese di prima. Sì, il Varese che ha avuto per anni veramente un settore giovanile fra i migliori in Italia, al quale anche io ho avuto la fortuna di lavorare, quindi sono d'accordo, anche se però... Eh, Parliamo di professionisti di alto livello, ai tempi il Varese faceva anche l'AIRE. B, certo. E quindi chiaramente da questa, questa è una categoria diversa. Però sicuramente le basi sono molto solide perché veramente c'è gente, proprio la famiglia di Caro crede nei giovani, e cioè ogni anno costruiscono una stupidata, mica tanto, sono soldi veri, un campo in sintetico, la, 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 la tribuna, un altro campo. Cioè tutti questi investimenti non sono fatti così tanto perché al limite potrebbe, uno dice ma perché non ti compi tre giocatori in più e vinci il campionato sicuramente, A parte che non è detto che lo vinci, però loro fanno investimenti per il futuro e questa per chi fa il settore giovanile, chi come me adesso lavora esclusivamente nel settore giovanile, è tanta roba. e Qual è il segreto del settore giovanile? Ma non ce n'è sicuramente no, uno... Il segreto perché... è competenza, ci sono tante persone adesso, lui ha parlato di me, ma io c'è Paolo Masini, c'è Farinazzo che, 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 che coordina tutto, c'è Buffano sotto per l'attività di base, prima c'era... Andrea Millefanti, adesso che adesso è all'Inter, cioè tutte persone comunque competenti. E, e tutti i passati di qui Ambrogio Brogiobai, li hai segnati tutti? Eh. c'erano, tutti, tutti sono passati da qua. Tutti, Stesso Fiumicelli che aiuta nell'attività di base, cioè sono tante persone che lavorano, e poi c'è tanta collaborazione anche di persone magari di cui non si parla, perché anche loro sono importanti, quindi è proprio un insieme di, di cose, non c'è un segreto. È un, un obiettivo comune che hanno tutte queste persone, dove veramente si lavora a nessuno piace perdere, quando si perde siamo tutti incavolati. Però il risultato viene molto dopo a tutte queste cose che, che ti sto dicendo adesso. Quindi organizzazione, eh, strutture, eh, visione e anche, anche, anche magari guardare avanti, cioè vi, sognare qualcosa che per adesso non è ancora arrivato. Secondo me il Presidente qualche sogno in testa ce l'ha. E non, De non l'ha detto Carambro Giobai, eh? Non l'ha neanche allora. detto. Tra l'altro volevo dire che la Varesina, se posso usare un parolone, è proprio un ossimoro da questo punto di vista. Nel senso che eh, vi sono molte società professionistiche che non hanno un settore giovanile così impostato, così importante come c'era la Varesina. Quindi la Varesina che comunque disputa un campionato, parlo della prima squadra, comunque di eccellenza, un buon campionato, ma non è certo un campionato, come dire, eh, eccelso nei professionisti, ha un settore giovanile che invece eh, è assolutamente a livello dei professionisti. Quindi questo è l'ossimoro. E a volte succede il contrario, quindi che come diceva Mario Prima, i dirigenti, i, i presidenti puntano molto sulla prima squadra per per prendersi delle soddisfazioni anche personali, per visibilità, eccetera, e invece la famiglia De Caro veramente non appare ma fa solo cose concrete non so certo. se, se riesco a spiegare questo, questo concetto proprio perché hanno una visuale e anche nella scelta dei collaboratori e Mario li ha ricordati ha fatto bene a ricordarli è proprio una visuale a medio e lungo termine e, e Mario ne è proprio un esempio perché lui ha nel, nel suo DNA vorrei dire proprio la cultura del settore giovanile cioè la visuale proiettata nel futuro nel valutare i giocatori che hanno la stoffa, eh, le capacità eh, per poter veramente rappresentare il futuro al quale io penso e spero e auguro che la Valeriana possa arrivare con i suoi giocatori. Anche perché naturalmente il grande... Obiettivo poi di avere un settore giovanile così importante che si arrivi in prima squadra ed essere sì, importanti in prima squadra. Fai i conti che quest'anno, in prima squadra, se non sbaglio, ne abbiamo 12 del settore giovanile su 22-23. Tutti i juniores, alcuni che hanno fatto il vicecampione d'Italia l'anno scorso: che abbiamo perso la finale con la Romulea certo. a Firenze, e poi ne abbiamo in giro altrettanti che giocano in prestito in altre squadre. Ogni anno veramente arrivano, arrivano tantissimi ragazzi che fra un po' se riusciamo a portare tutti in squadra bene, però insomma, non sarà facile portare più di 12 o 13. Amoraggio vai, facciamo un tuffo in bianco rosso. Che dici? Beh, con Mario vorrei dire, è naturale. È naturale. Tra l'altro io voglio ricordare solo come dire un pezzo di storia. Vabbè, ce ne sono tanti, ma che ci ha unito perché nel 87. 88, forse adesso non ricordo esattamente. Beh, io non c'ero di sicuro. <ride> questo, questo te lo certo. dico. Sei così Mario giovane, eh, <ride> partecipammo a, una, a, un, a un esame a Coverciano. Per, per, per ottenere il patentino da allenatore professionista. Lui lo prese e io no, tanto per essere chiari: tutto <ride> per capire: ma perché, perché lui... non hai copiato, dovevi copiare, <ride> dire, vai, dovevi copiare. Io, io non ero capace per cui, ma, ma Mario già allora, già allora, Mario mi ricordo perché quell'anno... 86, 86 mi sembra. Peo vinse la panchina d'oro in Serie B. Il Peo? Il Peo, sì. sì. Il Peo sarebbe il Peomaroso per quei sì, pochi che... Esatto, se... per chi, chi non, non conosce Varese. Perso. Sì, infatti ecco. eh, io e grazie a lui che sono al Varese, perché lui mi ha preso dal bosto, io allenavo il bosto, lui era al Varese, è stato lui a suggerirmi a Mario Grotto, che ai tempi era responsabile della storia giovanile, e così arrivai al Varese grazie alla loro consulenza. Ecco, che anni sono diciamo stati? Mario Grotto è, è un personaggio che veramente prima o poi dobbiamo incrociare tra eh, l'altro sì. suggerisco a Andriolo la prossima trasmissione invitalo in è uno spasso, primo... è uno spasso. No, no, la, facciamo, la facciamo la domenica mattina al bar dell'Arcomera ah, sì. Vare... dove si trovano tutti questi personaggi Sì, eh. sì lui, vero. Mario Croto tutti, <ride> no, tutti no, i giorni li mettiamo tutti in fila, li facciamo tutti, uno per uno e Mario anche lui è un bel ha lavorato proprio nel Varese lui quello è quello veramente sì, in serie troppo. A e B è con Maroso che ha vinto il campionato con la primavera, con tutti i giocatori che sono stati a giocare in Serie A, cioè, di una storia veramente... Anna, allora, allora, ce lo inviti tu, eh? Oh, lui viene di sicuro, non c'è problema, anzi no, se, se poi venite lì voi, <ride> non c'è nessun problema, anzi. <ride> a posto, andiamo a bere Ambrogio Bai, prima che ci chiudono tutti, no scherzo, speriamo no, speriamo di no, no Prima no, che eh. ci chiudono tutti, però andiamo, è vero, facciamo anche questa, che giorni sono stati, che tempi sono stati quelli del Valle... Eh, fai conto, che io venivo dagli, dagli esordienti del, del Bosto, puoi immaginarti, mi sembrava di toccare il cielo con un dito. A parte che ho fatto 5 anni di Beretti prima di arrivare in prima squadra. Però, insomma, quando, quando tu parti da, dal basso e arrivi in alto, eh, ti sembra ancora più bello. Perché magari uno già è un giocatore, fa, ha già giocato in certi ambienti, capisce come funziona. Ma c'è uno che proprio arriva da sotto. Mi ricordo che il primo anno che sono stato a Veres allenare c'era Ambrogio Borghi e Giorgio Morini. Cioè, due, 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 due nomi così. <ride> cioè, proprio due a caso, due giocatori fantastici che allenavano. E quindi anche da loro poi ho imparato qualcosa, chiaramente. Eh, una, bella, una bella storia ecco, cosa, cosa hai portato da quella storia eh, fino, fino in Varesina nella tua mentalità nel, nel tuo modo di lavorare ma no, eh, sono tante le cose se vuoi che ti dica io sono partito a giocare a basket al Robure Fides quindi mi porto dietro con l'insegnamento lì con Dodo Rusconi come allenatore che giocavo nella Robure Fides fino ai 16 anni per dirti perché l'organizzazione gli schemi me li porto dalla pallacanestro quindi sono tante le cose che ho imparato cioè quindi per giocare bene a calcio bisogna fare prima paga destra. Possiamo, possiamo dire questo diciamo che aiuta anche il... no poi io quando ero il Bosto seguivo il Varese di Fascetti scusami se Fascetti è un altro di quelli che so, il casino totale che ha fatto Fascetti adesso sembrerebbe una cosa moderna adesso immaginarsi allora quindi Buongiorno. sono tanti anche gli allenatori del quali ho imparato qualcosa. mi ricordo anche la fortuna che ho avuto di Eddie Reia, che allenava la prima squadra grandissima persona veramente una persona speciale poi il Peo cioè, sono tanti gli anni Poi io, quando la seconda volta che sono tornato come, come responsabile di storia giovanile, con uh, come si chiama, quello che è a Genova adesso, allenare. Aiutami. Maran. Maran, Maran eh eh, Sannino. Sannino, gli eh, allenamenti Sannino sono. Un libro aperto, insomma, quindi sono tante le situazioni dove ho potuto imparare. ricordiamo anche la tua collaborazione con Stefano Bettinelli. un altro Sì, Stefano, l'anno della Salvezza B, però ha fatto tutto. Io ero in panchina, ma ha fatto tutto lui. Eh. Che sta, quella è stata una cosa incredibile. Infatti, quella Va domenica che ti lì ti che ti mi hanno chiamato, ti... mi hanno detto: Va che vai, c'è cioè Stefano, che era io, facevo storia giovanile, la Varese era in mezzo a una strada perché eravamo retrocessi. E io, a Stefano, gli ho detto: Ma sei sicuro, che sì sì, eh. e infatti eh, ci siamo salvati. Io un po' grazie, di pelle d'occa, eh. soprattutto a Bettinelli, perché eh. era lui che allenava, io collaboravo sì, sì. e Salutiamo basta. Sentiamo che Bettinelli, che è già stato qui, anche lui ovviamente. Sono passati tutti di qua, Ambrogio. Bai, io ho un po' di pelle d'occa, non so se si sente anche a casa tua. Lì fai conto che. O se la punturina ti sta facendo effetto, e quindi non senti neanche quello, no, secondo me sì. Varese lì ha vinto sì. a Novara, il campionato, ha vinto in casa con il come si chiama, Siena, dove c'era Beretta, che Siena perdendo con noi non ha fatto i playoff. Play Poi abbiamo vinto, andate e ritorno con Novara. Con, Novar. con Pavoletti lì ho fatto di quelle cose, ragazzi. Me lo sogno di notte, il gol che ha fatto Pavoletti, tanto che era forte. E eh beh, se li sognano in tanti, caro Amore Giubai, eh, perché insomma... Allora, Mario, Mario, sì? Una, un altro Amar ve eh. lo vogliamo ricordare. Il più forte, uno credo, forse il più forte centravanti che hai allenato quando hai vinto le coppe. Angelone Seveso. Angelone eh? Seveso. Eh eh? Speciale. Lui, il primo giorno che si è presentato a Masnago, l'anno della Serie D, mette la palla sul centrocampo dello stadio Varese e mi dice: Oh, mister, se io prendo la traversa, quest'anno vinciamo tutto. Traversa piena, campionato, Coppa Italia <ride> e Supercoppa. Cosa, cosa ti devo dire? Cioè, me lo ricordo questo aneddoto perché me lo racconti spesso, infatti. Eh. Vedi, quindi basta era, prendere era la traversa. Hai fatto è da tirare. metà campo, però. Ambrogio, hai fatto tirare a Zampieri da centrocampo per... No, Zampieri, e questa è la, è la, fortuna, è la fortuna degli Altra... allenatori, avere giocatori così. Eh. Perché se non c'è quei eh. giocatori lì, poi è duro vincere. Eh, però anche allenarlo, eh, non è sì, stato Sì, no, sentito. no, beh, certo, quello di allenarlo sì, sempre che era un bel sacramento, però eh. per un giocatore così, ragazzi, un po' come il Mina che c'hanno Ibra, no? È uguale, è eh uguale, ecco, occhio paragone giusto per il senso Ibra. Occhio che Mo è guarito del Covid, perciò si torna in campo. Ambrogio Bai, occhio all'Inter, sì, che se sennò... no... forse come Lukaku, eh, sì. Sì, beh, era peraltro pesava 102 kg, era 1,90 92 mi sembra, 93, un animale Mi avrebbe schiacciato come una formica Bene, e dunque è il momento della schedina vai, Siete pronti? Siete carici? Oh, Io non ci prendo mai eh. per cui. Eh, Allora occhio cosa dici no, sulla varesina E infatti sulla varesina eh, non dico perché niente perché non ci prendo mai Sappiamo ci brogio vai non tutta ci la storia mai. Di caro viene qui che si scommette oh. conto, poi perde per davvero Lo fate carino. voi la varesina perché io non ci prendo mai Partiamo, allora Accademia Pavese Verbano Partiamo da Mario Verbano, un po' di problemi anche di in infortunio, mi sembra. Giusto, eh? Infatti, occhio, che l'Accademia prima in classifica ha pari merito con la Varesina. X, dai, via, X questo è un po' di parte. Ambrajo, Bai anch'io mi associo. X. È un po' di X, parte il mio. E sai che io do ancora fiducia all'Accademia Pavese. e Dico uno, è eh, molto, molto giovane. mandato. eh? eh. Sì, sì, sì. Calva irate e Ardor Lazzate. Eh, due, due per i Lazzate. Rogio, io un pari, metto pari. Io. X e io dico X anch'io ci sta Castanese Gavirate Gavirate è una società che mi è simpatica Gavirate che ha vinto la prima partita e non, male, non a caso, settimana scorsa eravamo là adesso non vorrei dirlo Comunque, eh, tanti amici, però... anche tanti ragazzi che allenavamo eh, X dai X. Due, due mi sembra esagerato però beh, X dai a bravo, Ah io vado col 2 2 fisso Bravo Ambrogio. Dico due anch'io, ci sta, dopo la prima vittoria si può andare avanti. Club Milano Rodense. Rodense è un po' in difficoltà. 1. Mm. 1 Club Milano. Non conosco nessuno delle due, quindi. Ambrogio. Ah, io uno. Oh. 1 e allora io dico due, me la rischio sulla Rodense che prova la prima vittoria in campionato. Pavia base 96. Uno, perché mi sembra un po' in difficoltà il base 96, però. 1. Io dico uno perché il Pavia mi sembra che abbia. Eh, uno anch'io. Insomma, il Pavia penso che sì, abbia un po'. Una buona squadra. L'onore di dover fare di più decisamente. Settimo milanese, Milano City. Anche qua. È Derby milanese. Settimo è un punto mi sembra, no? Mm. Prima o poi vincerà, no? Eh sì. Uno. Uno per il settimo. Io dico due perché corrono come le lipe quelli lì. Sì, ti due e io dico X. Questo derby milanese. Mi sei informato? Eh, da casa poi. c'ho l'aiuto da casa. c'ho l'aiuto da casa, sì, Gerry Scotti, Gerry Scotti, Varzi, Stese. X X. Eh, io dico due. Guarda. C'è sempre perché... il pesce in ballo, eh? eh C'è sempre il pesce. Dico Bastano due anch'io. Ah si. Sì. Vergetese varesina la, lo facciamo per ultima. Vogherese Alcione, mm. cioè, uno. uno. Io do un pari. Lì. Do un X e do un X anche io ci siamo. Io non, lo dico, ma sai cosa, io non lo dico, ma sai cosa no, penso. No, adesso lo dici. Eh, perché no, perché... eh no, non posso dire. <ride> allora, adesso dirlo. lo dici, poi vediamo. Così di caro mi chiama e ecco, dice: Non veniamo no. più perché portate sfinghe. Non posso okay. dirlo. No, non te lo dico. non te lo <ride> <dico. ride> Vedi a te, Varesina. Non te lo dico. Vabbè, Abrogio. <ride> Nel dubbio. <ride> Abrogio, vai, comincia tu, poi vediamo. 1-2. 4-2-2-4. 2-2-4. 2-2-4. Eh, però, è una partitura. Faccio fatica anch'io a dire. Eh, qua. vedi, lui. Faccio fatica anche io, obiettivamente. Io non Sai ci... che io dico X. Se finisce così poi mi picchiano, però. Quindi niente? No, dai, vai per Niente, tra... non la diciamo. Va non, bene, ho so, il niente. permesso per non farla. Va bene, non ci vai? Grazie. A posto così. No, alla faccia di chi è scaramantico. <ride> alla faccia di chi è scaramantico. Qui assolutamente non si è proprio visto. Bene, siamo in chiusura. Grazie Mario, è stato un grande piacere. Ci vediamo a Venegono, allora. No, ma, sì, quando vuoi a Venegono sarà qualche volta, come dice... Buon Ambrogio lì alla Barra Varese, Non facciamo nome sì. per non fare pubblicità Dai, ambrogio, Con Mario Grotto Finisci le punture così almeno poi andiamo Ci vediamo Va bene <ride> Ambrogio vai mi raccomando ve lo carico eh? oh. Assolutamente eh. E allora Barra Eccellenza che torna Settimana prossima il martedì come sempre alle 20.30 Su Rete55 Torneremo sui campi finalmente Anche noi E allora settimana prossima Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti